Buongiorno a tutti. Allora, partite di ieri. Ieri abbiamo fatto una buona gara contro un buon gruppo, un gruppo contro cui tra l'altro nel girone invernale abbiamo perso 2-1, quindi tra virgolette ci siamo presi anche la nostra rivincita da questo punto di vista. Un gruppo che è stato capace di metterci in difficoltà, specialmente con alcune individualità nella prima frazione di gioco. Dopo i ragazzi sono stati molto bravi a riuscire a prendere subito le misure, quindi a soffrire poco, e da lì poi siamo riusciti a imporre il nostro gioco. In realtà poi per tutto l'arco della gara, dove abbiamo subito veramente poco, i nostri gol nascono uno da palla inattiva, dove siamo riusciti a mettere in atto una situazione che proviamo da qualche settimana. L'altro da una buona azione corale che si conclude con un bel tiro da fuori di Cattaneo, e quindi un altro gran gol. E molto bravi ragazzi, appunto, sotto tanti punti di vista, sia quando avevamo la palla noi che quando non ce l'avevamo. Bravi nel muovere la palla, nella ricerca degli spazi da attaccare, un po' meno bravi ad attaccarmi nel primo tempo, un po' più bravi ad attaccarli nel secondo tempo. Abbiamo il solito problema che ci portiamo dietro, la nostra croce, che è quella del realizzare quello che creiamo. Realizziamo ancora troppo poco rispetto appunto a quello che creiamo, ma sono sicuro che con il lavoro riusciremo pian piano a realizzare di più. Ieri, nota molto positiva per quanto mi riguarda, per il percorso di crescita di questi ragazzi, sia la prestazione chiaramente dei primi 11 che hanno fatto molto bene, l'ottima prestazione, l'ottimo apporto, seppur per alcuni per poco tempo, di chi è subentrato, perché hanno fatto esattamente con impegno e dedizione quello che serviva alla squadra in quel momento. E sono ancora più contento, con sincerità, di chi non è entrato, perché non vivendolo da dentro è difficile capire le dinamiche di un gruppo. Però per me ieri una grossa vittoria è stata sentire chi era in panchina e chi è rimasto in panchina poi e non è entrato, fare il tifo per i compagni dal primo all'ultimo minuto. Questo per me è grande motivo d'orgoglio, sono contentissimo di questi ragazzi, perché per me vuol dire tanto. Vuol dire aver fatto un grosso passo in avanti rispetto al punto di partenza, e mi auguro che con il nostro costante lavoro si continui a ragionare anche in questo senso. Quindi non solo il provare a giocare bene, il fare gol e non subire gol banalmente, ma anche gruppo, perché il calcio è soprattutto quello, è gruppo, è squadra, è condivisione di tanti momenti belli, anche di momenti brutti, ma condividendoli si riesce ad alleggerirli un po'. E fino a qualche tempo fa si parlava di un gruppo i cui elementi andavano spesso in direzioni opposte, mentre invece sicuramente adesso non abbiamo risolto del tutto il problema, c'è ancora tanto da lavorare, ma ieri è stato un grosso passo in avanti. E se questa è la strada, se i ragazzi mantengono questa strada, onestamente meritano tanto, e personalmente da loro mister cercherò di dargli il più possibile, quindi anche magari sotto il profilo del minutaggio, anche perché si dimostra quando ci si comporta così, inevitabilmente si dimostra anche di essere un pochettino più pronti per entrare in campo, e quel pochettino più pronti può fare la differenza.